Miei cari, buongiorno, ben ritrovati qui su Ecclesia TV nella rubrica Giorno per Giorno. Oggi venerdì 3 giugno, che il Signore vi possa benedire ancora in ogni cosa che farete, ma soprattutto che possiamo prestare attenzione alla sua dolce parola. Dovere primario è il titolo della meditazione di oggi. Andremo a leggere in Matteo al capitolo 9, il versetto 37. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Il Signore Gesù nutriva per le anime trascurate una tenera compassione. Quando era sulla terra, considerava le moltitudini sperdute come pecore senza pastore e ne era mosso a compassione. Egli le vedeva ignorate da quelli che avrebbero dovuto essere invece i loro maestri. Si accorgeva che erano prive di conoscenza, di speranza, di guida. Quella vista lo mosse ad una pietà profonda. Il suo cuore amorevole non poteva assistere a tutto ciò senza provarne commiserazione. Quali sentimenti nutriamo di fronte a questa medesima realtà? Siamo circondati da un'infinità di persone religiose, idolatre, incredule e superstiziose. Siamo realmente preoccupati per la loro anima? Proviamo pietà per la condizione spirituale in cui versano? Desideriamo soprattutto che la loro miseria sia rimossa? Sono domande alle quali dovremmo rispondere. È facile commentare con una punta di sarcasmo l'operato di chi si adopera per annunciare l'Evangelo agli altri, ma la persona che non prova alcuna pena per le anime dei non credenti di sicuro non ha la mente di Cristo. C'è un dovere solenne che incombe su tutti i credenti. Siamo chiamati ad adoperarci per il bene di quanti sono privi della salvezza. Questa consapevolezza dovrebbe riflettersi anche nelle nostre preghiere quotidiane. Se abbiamo compreso il valore della preghiera, facciamo in modo di non dimenticare mai quest'ordine perentorio impartitoci dal nostro Signore. Fissiamolo nella nostra mente, nella convinzione che si tratta di uno dei modi più sicuri di fare del bene e di contrastare il male. È buono lavorare per la salvezza delle anime, è bene offrire per l'evangelizzazione, ma è ancora meglio pregare. Mediante la preghiera raggiungiamo colui senza il quale tutto il lavoro e qualunque somma di denaro sono inutili. Ricerchiamo allora l'aiuto dello Spirito Santo. I soldi possono provvedere i mezzi, le scuole sono in grado di garantire l'istruzione. Le congregazioni possono ordinare i ministri, ma soltanto lo Spirito Santo può generare veri servitori del Vangelo e suscitare operai validi. Non dimentichiamo mai che se vogliamo fare del bene al mondo, il primo dovere è quello di pregare. Che il Signore ti possa benedire. Amen.